Cercherò di spiegarvi il Rosatellum bis, cosa non facile. Questo è un esempio di scheda elettorale che troverete quando andrete a votare. Ipotizziamo che voi vogliate votare Mario Rossi, che produce l'assegnazione di un seggio ad una persona, ma non volete assolutamente votare un partito, uno dei partiti che appoggia in questa ammucchiata di convenienza Mario Rossi. Non lo potete fare. Votando Mario Rossi il vostro voto si spalma su, proporzionalmente su tutti i partiti, anche quelli che odiate, che appoggiano Mario Rossi. Al contrario, se volete andare a votare questo partito ma non volete assolutamente votare Mario Rossi perché ha un programma e perché non vi piace, votando questo partito automaticamente votate Mario Rossi. A questo aggiungiamo che tutte queste accozzaglie di partiti non è che sono uniti da un'idea politica, da un programma e da un unico capo politico. Ognuno ha il proprio capo politico, ognuno ha il proprio programma, e se a te piace il programma di questo ma odi il programma di questo, mentre voti qua, di fatto vai a votare anche qua o il candidato suo del partito completamente opposto. In più non ci sono né preferenze né la possibilità di dire voto Mario Rossi ma mi piace il Movimento 5 Stelle e voto simbolo del Movimento 5 Stelle. Ma non solo è scritta contro di noi, è scritta contro gli italiani, perché come lo era il Porcellum, come lo era l'Italicum, anche questa legge elettorale qua, togliendovi la possibilità di voto, è incostituzionale. A me viene in mente soltanto un aggettivo per definire l'audizione, le ultime dichiarazioni sue, ministro Padoan. Tragicomico. La vostra politica economica è fallimentare. Abbiamo ancora il paese in ginocchio. La cosa più mortificante è vedere che il gap sia della disoccupazione che della crescita tra noi e la media del resto d'Europa, da quando si è insediato prima Matteo Renzi e poi Gentiloni, non fa altro che allargarsi. Cioè non solo noi cresciamo meno, ma cresciamo meno di meno di meno di prima. Io mi spingo a dire che se non ci fosse stata l'azione del governo, se probabilmente invece di salvare gli amici delle banche avesse pensato a punirli quando hanno sbagliato e avesse pensato al bene degli italiani, probabilmente quella crescita sarebbe stata anche superiore. Bastava che stesse fermi, sarebbe stato meglio vedervi fermi. Ecco perché convintamente voteremo no sia all'autorizzazione dello scostamento sia alla risoluzione. Grazie. Abbiamo appena votato il regolamento della commissione d'inchiesta sulle banche. Non siamo soddisfatti, la stragrande maggioranza dei nostri emendamenti sono stati rifiutati. Ora, l'unica notizia positiva che vi voglio dare, ed è un promemoria al presidente Casini, è che lui ha dichiarato in circuito audio video aperto che convocherà tutti gli uffici di presidenza integrandoli con i capigruppo dei vari gruppi politici. Questo è estremamente importante perché in questa maniera potremo avere con il nostro capogruppo Sibilia voce in capitolo su tutte le decisioni. È estremamente importante che un movimento politico come il nostro, che ha il 25% di voti alle elezioni del 2013, possa partecipare a tutti gli uffici di presidenza. Ho ascoltato molti colleghi anche parlare di porta a porta, ma io già le dico da adesso che la cosa che proporrò in commissione quando faremo la delibera è che chi ha avuto una deroga al tetto perché ha avuto il contratto artistico non possa essere ricondotto sotto l'estate, che mi sembra come dire il minimo sindacale, nel senso che ci sono tantissimi giornalisti in Rai che facevano i lavori di giornalisti ma non avevano il contratto da giornalisti, e ci sono state tante proteste su questo, e ora c'è un conduttore, ce ne saranno magari anche altri, che per aggirare, per avere la deroga al tetto, ha un contratto da artista essendo un giornalista. Quindi questo è un paradosso che secondo me deve essere affrontato e deve essere detto chiaramente e pubblicamente. Ognuno deve prendere la responsabilità su questa questione. Tantissimi giornalisti in Rai, senza il contratto dei giornalisti, fanno i giornalisti che hanno poi fatto caso e hanno vinto anche, e altre persone che sono giornalisti ma hanno il contratto. Punto numero uno dell'agenda dell'ordine del giorno di questo consiglio figurano le migrazioni.
a fronte degli sforzi enormi di Italia e Grecia, ancora non è applicata una decisione per la redistribuzione che peraltro è stata confermata anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione. Il sistema comune di asilo è ancora molto lontano da quello che dovrebbe essere, ovvero un meccanismo di redistribuzione obbligatorio, preventivo e permanente, per far sì che la solidarietà non sia solamente una chiacchiera. Le vergognose condizioni dei campi libici sono un male per la nostra democrazia. Chiediamo fortemente che ci sia un monitoraggio, un intervento delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea per ravvisare quello che purtroppo c'è sul campo, ovvero sequestri, violenze carnali, schiavitù, stupri anche su donne incinte e torture. Tutto questo è inaccettabile. Pretendiamo anche che quando si parlerà di Turchia si prenda finalmente atto che il percorso scelto da Erdogan è molto lontano da quello che dovrebbe essere lo Stato di diritto e i principi fondamentali dell'Unione e che finalmente si chiudano delle negoziazioni per l'adesione che assomigliano sempre più a una farsa in cui non credono neanche più gli attori protagonisti. Si continua ad incorrere nell'errore di considerare la sordità come uno status differenziato e non una disabilità da affrontare con adeguati protocolli sanitari. Ancora oggi lo screening audiologico neonatale è garantito con protocolli non omogenei in meno della metà delle regioni italiane. In alcune regioni la diagnosi di sordità viene effettuata dopo i 2 anni del bambino. Il concetto di promuovere viene usato spessissimo nel presente disegno di legge, mentre il concetto di garantire non viene usato, specie anche quando si tratta poi di operare dentro le scuole. Ma dentro le scuole perché non si pone un accento su dei corsi di laurea specifici? Perché un insegnante di sostegno può assolutamente essere preparato per lavorare con i bambini non udenti. Questo provvedimento è certamente migliorato rispetto al testo iniziale, tuttavia crediamo che si sia persa un'occasione per intervenire in maniera decisa al fine di affrontare al meglio i problemi delle persone con disabilità uditiva. L'obiettivo dovrebbe essere quello di consentire anche al non udente il proprio ruolo di cittadino senza sentirsi assolutamente disabile, ma deve essere lo Stato a garantire l'inclusione reale. Per tutto questo comunque il Movimento 5 Stelle si asterrà dal voto. Oggi parliamo del Fiscal Compact, quindi della sottrazione di sovranità, la sovranità dei popoli e della loro sottomissione attraverso il vincolo economico. Cittadini a Natale potrebbero trovarsi sotto l'albero dell'ennesima cessione di sovranità, perché il Fiscal Compact diventerà giuridicamente superiore alla legislazione nazionale, renderà irreversibili le politiche liberiste ed austerità. Se i governi confermeranno il Fiscal Compact, il mio paese, per esempio, sarà obbligato nei prossimi 20 anni a portare il rapporto del debito PIL dall'attuale 133% al 60% attraverso un taglio sconsiderato della spesa pubblica relativa al welfare e soprattutto trattamenti medievali per le pensioni e i diritti dei lavoratori. Molti di voi a telecamere accese continuano a dire di essere contrari a questi principi d'austerità, ma lo fate solo per raccattare voti. Volete trasformare il meccanismo europeo di stabilità nel Fondo Monetario Europeo. Volete istituzionalizzare quel sistema perverso e di ricatto per fare in modo che gli stati siano schiacciati dalla Troica. Volete istituzionalizzare tutto questo. Quindi che cos'è il pareggio di bilancio e il Fiscal Compact? Sono semplicemente dei beceri strumenti di ricatto verso i diritti dei popoli europei, in contrasto con i principi delle Costituzioni dei nostri paesi e nello stesso Trattato di Lisbona, su cui si dovrebbe fondare tutta questa Unione Europea. Questo Parlamento ha il dovere morale di dare un'indicazione negativa alle politiche d'austerità insostenibili e depressive. Chiediamo a questo Parlamento di sostenere la nostra battaglia per stracciare definitivamente il Fiscal Compact. Ho organizzato questo convegno oggi per parlare del nostro patrimonio culturale e del valore della tutela e della sua promozione e valorizzazione che ci sono ricordati quotidianamente dall'articolo 9 della Costituzione. Insieme a noi ci saranno amministratori, esperti, chi quotidianamente svolge l'attività di tutela e di valorizzazione, chi si occupa anche dell'informazione critica nel mondo dei beni culturali. Ecco, tutti insieme parleremo e dibatteremo anche nello spazio dedicato agli interventi dal pubblico. C'è un aspetto molto importante del mondo della cultura che va sottolineato, che è quello dei moltiplicatori finanziari. Quanta forza
in ogni euro investito in cultura va nelle mani della produttività nazionale. Tanti gli aspetti che toccano anche ambiti economici, per questo spiegheremo che il nostro programma sulla cultura ha degli investimenti che non sono soldi persi, ma anzi soldi che producono una leva finanziaria dell'1,8%, quasi l'effetto doppio. Perché come lo era il Porcellum, come lo era l'Italicum, anche questa legge elettorale qua, togliendovi la possibilità di voto, è incostituzionale.